La morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Vicillo e Vito Schifani. Quando hanno saputo della morte di Falcone, a Lucciardone i boss hanno brindato. Io, per me, per quello che sono, nella mia pochezza, nella brevità di me in mondo, io non ho brindato. Non sono di quelli che hanno brindato, fatto risuonare infamie e bicchieri, non è gran merito, ma io non ho brindato, né pubblicamente dissentito. Vivo, diciamo, appartato. La vita la seguo da un buco. Non ho pianto, sapete, il classico nodo in gola, i classici occhi sbarrati, né pianto né brindato. Potevo fare quello che volevo, chi mi vedeva, eppure non ho brindato, dirò di più. Non abbiamo brindato, parlo a nome dei miei, non una razza a parte, tutt'altro che tribù. Siamo milioni, siamo i più, un po' difficile sterminarci. Abbiamo occhi piccoli, punte di spillo ma vista acuta. Noi per nostra natura andiamo cautamente per vie interne, guardiamo dal basso in alto, ci guidano gli odori, viviamo appartati, eppure una volta bisogna mostrarsi, possibile bersaglio, a un tiro dalle cose. Eravamo alle latrine, sotto i letti dell'infermeria, eravamo ai cameroncini, alla nona, alla sesta inquisiti, eravamo ancora all'aria, la testa appena fuori dalla grata, e l'afa di una primavera corrotta che non prometteva riposo notturno. Loro giocavano a batticarico, gli occhi acquosi, le pance tese come tamburi. Onestamente non so se qualcosa, Cristal, Verclico, avessero in freezer.